Gli anticorpi monoclonali siano una situazione molto buona, perché siamo riusciti a isolare in meno di 3 mesi 3 anticorpi che sono tra i più potenti al mondo. E da 1 mese abbiamo cominciato il percorso per la loro produzione industriale. La prossima settimana dovremo ricevere i primi campioni della produzione industriale e speriamo che entro la fine dell'anno possiamo cominciare a dare questi anticorpi alle prime persone. Qual è la differenza tra gli anticorpi e il vaccino? Gli anticorpi sono prima di tutto una cura e quindi possono essere dati a tutte le persone che sono positive al tampone, oppure le persone che sono in ospedale, le persone che hanno la malattia grave e li curano. Gli anticorpi possono essere anche dati a persone sane, per esempio quelle ad alto rischio, i medici, gli infermieri, le persone che sono a contatto con persone con il Covid, eccetera, e si dà un'iniezione e immediatamente sono protetti per circa 6 mesi. Il vaccino invece la cosa che ci aiuterà alla fine a sconfiggere questa pandemia, però ha una proprietà diversa. Per esempio il vaccino viene dato oggi, poi ci vuole un'altra dose tra 28 giorni, 1 mese, dopodiché uno comincia a essere protetto da 45esimo, 60esimo giorno. Poi la protezione con il vaccino dura anni, mentre con gli anticorpi dura 6 mesi. Però se uno vuole proteggere oggi una persona ci vuole l'anticorpo, perché con il vaccino per raggiungere la protezione ci vogliono 45 giorni, 2 mesi. Quali sono i tempi per il vaccino contro il coronavirus? Ma in questo momento nel mondo ci sono più di 200 vaccini in sviluppo, più di 30 sono già in prove cliniche nell'uomo. Alcuni hanno cominciato in questi giorni la prova clinica di fase 3 e di questi avremo i primi risultati verso ottobre-novembre. La speranza è di avere i primi vaccini in dosi non stragrandi entro la fine dell'anno e avere nei primi mesi dell'anno prossimo, 2021, grandi quantità da poter dare un po' a tutto il mondo.